Che desi, ti asciuta voi? Sono andata a fare una commissione per donna Filomena. Che commissione? Che desi, ti geloso. Che geloso. Dove sei andata? Sono andata al vicolo San Liborio. Ah, fa che? Uè, chi lo veramente geloso? Ma che geloso, me ne sono accorto adesso. E io scherzo, e io vi dico. Ma non dicite niente a donna Filomena, perché non lo fa sapere. E allora non me lo dite. Eh no, io poi penso che faccio bene a dirvelo, perché è una cosa che le fa onore. Mi ha fatto portare 1.000 lire e 50 candele a Madonna dei Rose, o vicolo San Liborio. E mi ha fatto dare l'incarico a una vecchia d'Uvico che provvede per fiore, per la lampada, per la cerca, di accendere le candele alle 6 precise. E sapete perché? Perché alle 6 è fissato un matrimonio, mentre sposate qua. S'accendemi i cannelli nata a Madonna dei Rose. Ah, va bene, ho capito, va. Oh, una santa vi pigliate, una santa. E sa pure ringiovenita. Quanto è bella, pare una figliolella. Ma io ci dicevo, vi pare che Don Domenico sa scordai voi? Ha voluto annullare un matrimonio per puntiglio. Ma io a funzione come che la tenesse nata agli occhi. Vabbè, donna Rosalia, andate in camera di Filomena, E vado, e se non era per lei, finivo male io. Ma presi in casa, e qua sono stata, e qua rimano, e qua muoro. E fate voi. Io tengo tutto pronto, che già fa? A camicia bianca lunga con pezzotto e merletto, a mutante e calze bianche, a cuffia, e sta tutto conservato dentro nutriretto. E lo sappiamo io e donna Filomena. Essa mi deve vestire. Beh, io non tengo a nessuno. Se tornassero i figli miei, che io ci tengo sempre la speranza. Capisco. Vabbè. È permesso. E va bene. Alle 6, la funzione è alle 6. Ma quando uno dà un appuntamento? Ma io sono stato puntuale. Ma io un quarto d'ora ho tardato. E gli dietro niente. One! L'appuntamento era per le 5, che vuol dire per le 5 e mezza, alle 6 meno un quarto. Io ne ho prese un mese che trassi. Oh, io tengo 4 figli, gli orologi non mi ho catto più, perché quello che tenevo me l'hanno scassato tutto a quando. Don Domenico, buonasera. Don Domenico? Don Domenico, buonasera. Buonasera, buonasera. E che, non parlate più? Stavo parlando. Ciao. E beh, si parlava, e poi... Così. Ma una volta avevamo finito di parlare, Don Domenico. Appena avete visto a me, Tu sei arrivato tardi all'appuntamento, è vero? Sì, signor, Don Domenico. E tu invece sei arrivato in orario. Sì, signor, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. In orario, Don Domenico. Sedetevi. Sedetevi, la funzione alle 6. C'è ancora tempo. Alle 6 arriva il sacerdote e noi siamo tra di noi. Filomena non ha voluto invitati. Vi volevo dire, ma mi pare che ve l'ho detto anche l'altra volta. Ma a me mi sa che questo Don Domè non mi piace. Già, già. Già. Ma non ci avevi detto come vorreste essere chiamato? Non ve l'ho detto perché pensavo che ci saresti arrivati da soli. Questa sera io sposo vostra madre. Ho già preso l'appuntamento con l'avvocato per la paratica che vi riguarda e domani vi chiamerete come me, Soriano. Ecco, vedete, rispondo io, perché penso che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. Non siamo dei bambini, siamo dei uomini, e non possiamo con disinvoltura chiamarvi come giustamente e generosamente ci proponete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro. Io questo volevo dire. E tu non senti dentro questo bisogno, questa necessità di chiamare a uno, per esempio, a me, papà? Non vi saprai mentire e non lo meriteresti. Almeno per il momento, no. E tu? No, io nemmeno. E tu allora? Io nemmeno, non do me. Va, uno poi col tempo ci fa l'abitudine, capisco. Bravi, bravi. Sono contento di trovarmi con voi, soprattutto perché so che siete tre bravi ragazzi. Ognuno di voi lavora chi in un campo, chi in un altro, ma tutti con la stessa buona volontà, con la stessa tenacia. Bravi, bravi.
Tu sei impiegato. E per quello che mi risulta, svolgi il tuo lavoro con orgoglio ed impegno. Scrivi degli articoli, mi pare. Beh, qualche novelletta. Il tuo grande sogno sarebbe quello di diventare un grande scrittore. Non ho questa pretesa. Perché no? Sei ancora giovane, capisco che in queste cose ci vuole trasporto, ci si deve nascere, però... Io non ci credo di esserci nato. Sapesti quante volte ho preso dalla sfiducia, dico, fra me e me, Umbè, hai sbagliato, la tua strada è un'altra. E quale altra sarebbe stata? Dico, che altro ti sarebbe piaciuto fare nella vita? Beh, chi lo sa, sono tante le aspirazioni di quando si è ragazzi. Sì. Quella poi la vita è tutta una combinazione. Io, per esempio, come mi trovo a negozio a Kenya? Perché facevo l'amore con una comicea. Ah, bravo, bravo! Ah, hai fatto l'amore con molte ragazze, tu. Così, così, non c'è male. Ah. Sapete chi è? Non arrivo a trovare un tipo mio. Vecca una e mi piace, dico. Che sta essa? Subito penso, ma sposo. Poi, vecca nata e mi piace questa. Non mi faccio più paura. C'è sta sempre una femmina meglio che l'ha conosciuto prima. E che è una disperazione, lo so, è una disperazione. Sì. Bravo, bravo. E tu invece, tu devi essere più serio, più riflessivo in materia di donne, eh? Beh, fino a un certo punto. Con le ragazze di oggi c'è poco da essere riflessivo. Voi pa a strada, a dove votate vedete belle ragazze. La scelta è difficile, che già fa? Tante le cambio, fino a che trova quella che dici. E a te? Pure a te piace le femmine? Io? Tu mi guai a Andressa Andressa, don Domè. Conobbe mia moglie e te saluto. Mo devo stare con tuo piede in una scarpa. Sapete? E allora vi faccio gli affari miei. Non perché le donne non mi piacciono, ma perché mi mettono paura. Perché pure a te piacciono le femmine. Io quando ero giovane cantavo, dico così, era l'epoca delle serenate, ci mettevamo 7-8 amici, si cenava in coppa loggia e poi finiva sempre a chitarre, mandoline, serenate. Chi di voi canta? Io no. Io nemmeno. Io sì. Ah, tu canti? Ah, io canto sempre, don Domè. Fammi sentire qualche cosa. Ma che le faccio sentire? Ma che cosa che ti piace a te? Ma sapete che te? È che mi metto scuola. Ma perché, scusa, dentro la bottega non canti tu? Ma è una da cosa! Ah, sapete il monastero di Santa Chiara? Quanto è bella! Monastero di Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché per ogni sera... This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop.